Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare un nuovo video per la rubrica Parliamo di, perché è tanto tempo che non aggiorno questa playlist e invece mi piace moltissimo. Questa collezione in pratica racchiude dei video nei quali parlo di libri che hanno la stessa tematica. Cerco un tema che accomuni alcuni titoli in modo da potervi presentare e parlare di libri che mi sono particolarmente piaciuti. Oggi quindi parliamo di libri che spezzano il cuore, di libri forti, libri potenti. Quelli che ho trovato nella mia libreria sono stati veramente delle letture intense per me e quindi sono pronta a consigliarveli. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere la notifica dei miei video ogni volta che ne esce uno e di seguirmi su Instagram se non lo fate già, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo titolo che vi consiglio è Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo, di Cristina Cattaneo. Ho letto questo libro per il progetto Staffetta Umanitaria, del quale faccio ancora parte anche se si è per il momento un po' fermato. Comunque il progetto riguardava anche la lettura di testi che parlassero di migrazioni, di migranti, soprattutto nel periodo nel quale se ne parlava veramente tanto, e quindi avevo scelto questo titolo. Cristina Cattaneo racconta la sua esperienza in prima persona del suo lavoro di dare un nome alle vittime del Mediterraneo, quindi tutto quel lavoro che riguarda identificare i cadaveri che vengono riesumati dal mare, quindi dai barconi che non sono riusciti a raggiungere la costa. Quindi perché è un libro che spezza il cuore? Perché è un libro che parla di eventi umani catastrofici e anzi pone l'accento su qualcosa che di solito ignoriamo o semplicemente non ci viene messo davanti agli occhi. Si parla di numeri, si parla di eventi, di notizie che sentiamo al telegiornale, ma raramente viene posto l'accento su chi siano queste persone. Perché se per noi sono numeri, per qualcun altro sono nomi, cognomi, padri, madri, figli. Quindi questo racconto in prima persona è estremamente interessante perché racconta di come tutto è iniziato, di chi sono le persone che hanno dato il via a questo tipo di lavoro, alle difficoltà che hanno riscontrato, alle catastrofi che noi abbiamo sentito anche al telegiornale, quelle più grandi che hanno visto morire centinaia, decine e centinaia di persone, e di come queste persone, questi esperti abbiano dedicato giorni e notti al cercare di capire come dare un nome a queste vittime, perché non è semplice rintracciare le famiglie e non è semplice ovviamente capire esattamente da dove vengano e a quale famiglia appartengano. Quindi è un libro interessantissimo, spero deciderete di leggerlo, e indipendentemente da tutto, anche dal fatto che al momento le migrazioni non sono il centro delle nostre notizie del telegiornale, perché sono cose che vanno sapute. E quindi insomma questo libro è straconsigliato. Il secondo libro di cui vi parlo, anche questo spezza il cuore veramente in maniera atroce, è Memorie di un soldato bambino. Ve ne ho parlato recentemente anche in qualche altro video, di Ismael Bea, non so come si legga il nome, comunque l'autore è il protagonista del libro, racconta la sua storia e di come in Sierra Leone, a seguito di eventi catastrofici, lui e altri bambini vengano arruolati per andare a combattere. Questo ovviamente è un libro che spezza il cuore perché si parla di bambini, si parla di violazione dei diritti dei bambini che vengono messi in delle situazioni gravissime, pesantissime, pesanti per un adulto, figuriamoci per un bambino, e che sono costretti a subire delle cose che probabilmente nemmeno riusciamo a immaginare. Il libro è scritto con molto tatto, ma sa arrivare dritto al cuore, non nasconde niente e in ogni caso vi farà capire qual è la situazione che ancora c'è in tanti stati del mondo che purtroppo nel momento in cui si trovano a fare la guerra non guardano in faccia a nessuno e non ci sono limiti. La storia di Ismael è qualcosa di veramente toccante, quindi spero che deciderete di leggerlo, non è un libro lungo, si legge molto molto bene e in ogni caso quando lo terminerete sicuramente anche voi vi sentirete un po' cambiati. Il terzo libro che vi consiglio è un classico ormai ed è uno dei libri più
più belli che io abbia mai letto in vita mia. Sto parlando di Il Miglio Verde di Stephen King, che ha questa copertina con il film, in questo caso, ma vi dico la verità, mi piace anche questa copertina, poi mi piace l'odore perché è un libro vecchiotto e lo adoro, insomma, sono felice di averlo tenuto nella mia libreria. Il Miglio Verde, tutti voi avrete visto il film, sono sicura. Io non l'ho visto, pensate, perché mi è piaciuto talmente tanto il libro che non volevo dimenticare i dettagli della storia scritta, perché quando guardo un film dopo le immagini si sovrappongono ai ricordi del libro e quindi tendenzialmente riesco a ricordare meglio un film piuttosto che un libro, quindi lì per lì ho deciso di non vedere il film, anche se adesso probabilmente lo potrei fare, è passato tanto tempo. Il Miglio Verde, lo sappiamo, parla di pena di morte, parla di una giustizia americana che aveva problemi negli anni in cui questo libro è ambientato e che ha problemi tuttora, e parla insomma della sedia elettrica principalmente, di razzismo, insomma i temi affrontati sono tantissimi. Stephen King in questo libro riesce a toccare ogni corda del nostro animo attraverso dei personaggi meravigliosi che si scoprono pagina dopo pagina, personaggi quali vengono riscoperti dal lettore ma che cambiano anche con l'andare avanti, insomma, delle vicende e delle cose, insomma, che affrontano. È un libro spettacolare, se non l'avete letto leggetelo, e se il film l'avete visto ma comunque è un ricordo un po' vago, leggete assolutamente il libro perché vale la pena. Un altro libro che vi consiglio, in questo caso non ce l'ho qui con me ma vi lascio la copertina, è E ora parliamo di Kevin, anche se in realtà quando l'ho letto io il titolo era Dobbiamo parlare di Kevin. Il tema principale di questo libro è un altro tema molto importante soprattutto in America, ovvero un ragazzo che improvvisamente entra armato all'interno di una scuola e fa una strage. Il racconto viene fatto da delle lettere che la madre del ragazzo scrive a suo marito, quindi praticamente sono tutte un romanzo epistolare, sono tutte lettere che la moglie appunto invia al marito e che ritornano indietro nel tempo raccontando la storia di questo figlio dalla sua nascita per cercare di capire che cosa è andato storto, dove hanno sbagliato, che cosa è accaduto nella loro vita perché questo ragazzo poi un giorno decida di compiere un gesto tanto estremo. Il libro è uno anche questo dei più belli che abbia mai letto, ve lo straconsiglio, io e la mia mamma l'abbiamo divorato, l'abbiamo terminato in lacrime, cioè è veramente un libro meraviglioso, un libro che vi sorprenderà, un libro che parla di introspezione ma che sa anche colpire con dei colpi di scena per l'appunto meravigliosi. Anche questo purtroppo non ne ho sentito parlare troppo, ne hanno tratto anche un film, però vi garantisco che il libro merita tantissimo, quindi super consigliato. L'ultimo libro di cui vi parlo, anche in questo caso il cuore vi si spezzerà, ma in realtà è un, diciamo, in questo caso forse anche in maniera positiva, sto parlando della Città della Gioia di Dominique Lapierre, che ho letto e finito da pochissimo. Perché dico in maniera positiva? Perché in questo libro, del quale magari vi parlerò più approfonditamente in un video sulle letture, si parla di India, in special modo di Calcutta e della situazione tragica che vive questa città sovrappopolata e poverissima, o comunque dove vivono milioni di poveri. Abbiamo due protagonisti, il primo è Lambert, che è un prete francese che decide di recarsi in India come missionario e va a vivere nella Città della Gioia, una delle bidonville più povere di Calcutta, e l'altro è Azari Pal, un uomo che dalle campagne è costretto a rifugiarsi in città e che diventa un uomo risciò. Non dico altro, poi insomma ci sarà modo di approfondire. Che cos'è che vi spezzerà il cuore di questo libro? Il fatto che venga messa in evidenza la situazione di estrema povertà nella quale vivono queste persone. E nonostante questo si riferisca a qualche anno fa, addirittura si parla di Madre Teresa, la situazione, come sappiamo, non è così tanto cambiata in India, dove ancora c'è tantissima la povertà, il tasso di povertà è altissimo. In questo caso, quindi, viene raccontata la vita di persone che vivono con niente, che ogni giorno devono lottare con le unghie e con i denti per avere una manciata di riso per se stessi e per la loro famiglia, ma da questa povertà, da questa quella che per noi sarebbe una disperazione, nascono gesti di amore, di fratellanza, di comunione
impressionanti, qualcosa di veramente grandioso, qualcosa che non ci aspetteremmo mai, soprattutto da persone che noi pensiamo possono essere soltanto arrabbiate, frustrate e tristi. Assolutamente no, è proprio da questi posti che nelle disgrazie, nelle difficoltà arriva il vero aiuto, da parte di chi non ha niente se non le proprie mani da donare al prossimo. È un libro che vi cambierà, non tanto per le informazioni che vi dà sull'India, ma proprio sul vostro rapporto con la vostra vita di tutti i giorni. Capirete quanto siete, e io stessa ho capito quanto sono fortunata ad avere quello che ho, perché ci sono persone che non hanno niente e riescono comunque ad essere felici e riescono a trovare dei momenti per cui essere grati, ed è probabilmente uno dei grandi miracoli di posti del genere, come la città della gioia. Quindi anche questo, se non l'avete letto, grandissimo classico, leggetelo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, raccontatemi voi quali sono i libri che vi hanno spezzato il cuore, in maniera positiva o anche negativa, insomma, non soltanto libri che parlano di tragedie, ma anche di grandi gesta umanitarie, perché abbiamo bisogno anche di quello ogni tanto. Io niente, come sempre, vi ricordo che ci vediamo prestissimo con un altro video, vi ringrazio e a presto, ciao!